brasiliano, molto giovane, di cui si parla molto bene, 18 anni, già un paio di spezzoni in Europa League. E poi davanti Massimo Maccarone, anche le panchine, ci sono Castejon, Munsi, Roux, Pash, Getazze, Kilinch, Rilosanna, Sirigu, Bobo, Mugnoz, Vicoli, Balzaretti, Ardizzone, un classe 92, sempre la primavera, addirittura un 94 allievi nazionali, Gabriele Zerbo, che è un attaccante, pare sia insomma un piccolo fenomeno, chissà, insomma, che Delio Rossi qui inquadrato non lo butti in campo, magari voglio un po' assaggiare il calcio di grande. Si comincia col Palermo in possesso palla, dunque col capitano Cassani che tocca per Porto Carpo, Massimo Veronelli. Sì, perché Delio Rossi è andato a scaldare Gabriele Zerbo, probabilmente darà una chance a tutta la classe 94 direi nazionali, forza, la volta la primavera, un attaccante. Perché sono dei segnali importanti, no? Per questi ragazzi che comunque hanno uno spazio in una competizione comunque importante come l'Europa League. Dunque, dentro Gabriele Zerbo, classe 94, fuori Massimo Maccarone. Anni, ma quanto tempo avrà a disposizione con il recupero verso Roux de Munoz, però sicura di partire, ma se così di velocità ce la fa, quindi Zerbo, questo primo pallone toccato, subito il gioco di prestigio, quindi Rigoni sotto gli occhi degli Rossi, chissà cosa ha pensato. Beh, entrare così a giù da sempre. Va giù Ardizzone, pallone per Zerbo in fuorigioco, comunque padre aveva preso il pallone. Roux controlla, no, la qui dietro le panchine per venire a chiedere un autografo a Delio Rossi, perché è davvero una scena surreale quella. Vediamo se dà ancora un po' di recupero Geno, potrebbe essere l'ultima azione questa per il Losanna. Intervenuto però Rigoni, poi Zerbo. Riesce, poi bravo un altro numero alla Zidane questa volta, forse mi sotto troppa televisione, eh? Comunque però devo dire che è meglio per poterlo fare, esatto. Dunque Liberani cercare il Casani dalla copertura di Sonra, Fascio